Assolutamente sì, l'obiettivo dell'azienda è quello di avvicinare i cittadini a quelle che sono le attività aziendali. L'inaugurazione della nuova sede, della nuova sede, quindi una nuova sede più ampia, risponde delle esigenze di crescita delle attività e allo stesso tempo anche la presentazione del nuovo sito è finalizzata proprio a fornire quanto più informazioni possibili ai cittadini, quindi aprirsi all'utente finale e consentire un'interazione con i cittadini che possono attraverso il sito avanzare delle segnalazioni, richieste, anche suggerimenti e quindi questo è l'obiettivo che ci siamo prefigurati e che andremo nelle prossime settimane andremo a implementare. L'Ausion SPA si apre alle nuove tecnologie, si avvicina ai cittadini. Ovviamente il sindaco Servali, in qualità di primo cittadino di Cavalli Tirreni, comune socio dell'Ausion e servito dall'Ausion, non può che essere soddisfatto di questa trasformazione. Sì, sono molto contento. Uno dei compiti che l'assemblea dei soci aveva dato al nuovo consiglio di amministrazione, al nuovo presidente, l'avvocato Mariano Agrusta, tra l'altro ovviamente anche quello di far fare un passo avanti alla società in termini di modernità, ma non per un fatto estetico, ma per un fatto di sostanza, cioè la trasparenza, la possibilità di accedere da parte di un maggior numero di persone possibile alle informazioni, oltre che rispondere a precise norme di legge, rappresenta un elemento di democrazia, di partecipazione al controllo che i cittadini in società pubbliche come queste devono avere. Quindi avere un sito internet nel quale trasferire tutti i contenuti importanti in questa direzione era, ripeto, non soltanto il rispetto di norme, ma anche il rispetto di un comportamento di correttezza verso l'utenza. In secondo luogo, avere una sede più consona ad una società che è cresciuta molto in questi anni e quindi rendere dignitoso il lavoro anche dal punto di vista dei luoghi nei quali questo lavoro si svolge, anche questo è un fatto importante per una società che vuole crescere, vuole guardare con serenità al futuro. Quindi io faccio gli auguri al presidente di Ausino, alla dirigenza, ai quadri, agli impiegati, ai dipendenti, agli operai di questa bella realtà che ha solide radici ma che deve guardare con fiducia al futuro.